Nelle acque del Mediterraneo centrale continuano le attività di soccorso coordinate dal Centro Nazionale di Ricerca e Soccorso Marittimo della Guardia Costiera. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile fino a ieri sera, dal solo flusso tunisino, sono state soccorse ben 35 imbarcazioni che hanno portato al salvataggio di circa 1.200 persone, tutte sbarcate a Lampedusa. Tra questi eventi si annoverano tre naufragi su cui hanno operato assetti italiani della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Il primo verificatosi nelle acque SAR italiane a circa 20 miglia dall'isola di Lampedusa, da cui risultano disperse tre persone. Il secondo in acque SAR maltesi, i cui superstiti segnalano circa 20 dispersi. Il terzo, anch'esso in area maltese, su cui non si registrano dispersi, anche se uno dei naufraghi è stato recuperato privo di vita. A ieri sera risultavano complessivamente presenti in mare ancora una ventina di imbarcazioni. Nell'area delle operazioni sono impiegati sotto il coordinamento SAR del Centro Nazionale della Guardia Costiera, assetti aerei e navali della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, di Frontex e una unità ONG. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini, sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.